Ciao ragazze, ciao ragazzi, anche oggi sono senza trucco, ormai non ci meravigliamo più, io vi immagino, toh, Nicole inizia un altro video struccata. Comunque, oggi, oggi non so che cosa, oggi inizieremo questo video che sarà un video in cui cerco di riprodurre un makeup tutorial di Nikki Tutorials. Allora, premessa, vi ho chiesto, credo fosse nell'ultimo video, se questa mia idea poteva piacervi oppure no, e mi avete detto in tantissimi di sì, quindi ho scelto Nikki Tutorials perché, uno, perché lei è olandese, quindi lo sapete, ho vissuto 5 anni nei Paesi Bassi ad Amsterdam e quindi sono molto affezionata ovviamente a quel paese. Non ho mai avuto la fortuna di incontrare lei personalmente, anche se ho incontrato praticamente tutte le youtuber olandesi, ma lei no, il che mi dispiace, non vedo l'ora di incontrarla. E poi penso che lei sia una delle più talentuose makeup artist su YouTube worldwide, e non credo abbia nemmeno fatto nessun corso, quindi è proprio brava di suo, è un'autodidatta, io la stimo molto perché è bravissima. E quindi oggi però lei ha un modo di truccarsi che è completamente differente dal mio, perché se io invece preferisco magari prodotti naturali, base naturale, lei invece carica molto il trucco, ma a lei viene fuori perfetto. Io non so se caricando come fa lei riuscirò ad avere un risultato così perfettissimo, cioè lei veramente non fa sbagli, quindi io purtroppo non so se sarò in grado. Ci proveremo assieme, ho scelto un tutorial, un trucco diverso da quelli che propongo io di solito perché ha queste labbra viola e ci ho messo un secolo a trovare il colore giusto, ma credo di esserci riuscita. Alcuni prodotti che usa lei li avevo, quindi useremo gli stessi, invece i prodotti che non ho, ho cercato comunque tonalità che sono quanto più simili possibile. Quindi iniziamo subito! Preparazione psicologica, let's go! Ok, allora, lei utilizza questo spray per iniziare ed è il B6 Vitamin Infused Complexion Prep Priming Spray ed è questo di Urban Decay. Devo dire la verità, non l'avevo mai utilizzato, di solito utilizzo primer in crema, in gel, non so perché, e lei invece usa questo e ne spruzza veramente 3 litri, quindi farò le stesse identiche cose che fa lei, ok? Quindi non lo so che cosa ne uscirà, sono emozionata. Allora, ok, non esce niente, aiuto. Ok, ok. Mamma mia. Ok, poi lei usa un primer di Urban Decay, non ho esattamente quello che utilizza lei, che è quello opacizzante, io invece ho questo, sono in realtà sempre della stessa linea, sono gli Urban Decay Optical Illusion Complexion Primer, però il suo è appunto opacizzante, il mio è smoothing, quindi praticamente ha un effetto, oddio mi sono bagliata tutti i capelli con il primer, lisciante diciamo così, quindi va a preparare la pelle ovviamente per il fondotinta e va a togliere l'effetto dei pori dilatati eccetera, quindi anche questo devo dirvi la verità è la prima volta che lo utilizzo e sento di avere sotto già l'altro spray in realtà, quindi è un pochino strano, ma se lei li usa così questi due prodotti un perché ci sarà, quindi noi facciamo lo stesso e non ci poniamo domande. Poi lei usa, lei lo chiama Infallible di L'Oreal, io l'ho sempre pronunciato alla francese, l'Infallible. Io non ho più quel fondotinta, non so dove sia, e quindi ne userò sempre uno di L'Oreal, questo però è L'Accord Parfait, non lo so. Lei ne stende davvero, davvero tanto, stavo guardando adesso e ne mette veramente a chili, io ci provo ma non so che effetto ne verrà fuori, Da notare tra l'altro che ho già perso tutta l'abbronzatura che avevo e siamo ritornati effetto Casper. Effettivamente sapevamo tutti che sarebbe successo prima o poi. Allora, per me in realtà sarebbe sufficiente questa coprenza, ma lei piace full coverage, quindi andiamo a caricare il tutto.
Lei come correttore ne usa uno liquido più chiaro rispetto alla sua carnagione. Io ho questo di Smashbox Studio Skin 24 Hour Waterproof Concealer. Questo è il più chiaro che ho, quindi dovremmo accontentarci, anche se non credo sia molto più chiaro in realtà della mia carnagione. Lei anche qui va molto molto pesante, quindi vedo di abbondare anch'io con il correttore. Lei non lo stende proprio a triangolo, lo stende più a U, più o meno lo stesso. Credo che lei sicuramente finisca più prodotti rispetto a quelli che finisco io, perché se usa così tanto prodotto in un make up soltanto, immagino che il correttore le durerà tipo per 3 trucchi. Poi va con la spugnetta, con la Beauty Blender, a sfumare e a, sì, insomma, ad amalgamare il tutto praticamente. In realtà una volta sfumato non sembra esageratamente troppo, cioè si vede ma non sembra così esagerato. Oh mio Dio, perché ho una macchia sul naso? Okay. Mi sono preparata per questo step, mi sono preparata. Baking, non lo facevo da secoli, eccolo qua, lo faremo con la, beh, lei ha una cipria, non dice sinceramente che cipria usa, dice solo che it's time to bake, quindi io userò una cipria simile, credo, a quella che usa lei. Questa è di Diego Dalla Palma ed è la polvere di riso, quindi è trasparente, e perché la sto svitando invece di aprirla normalmente, ed è questa, e lei la applica con una spugnetta. Quindi noi faremo lo stesso e la applicheremo con la Beauty Blender, cosa che non ho mai 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 fatto e non so se sono capace, però ci provo. Oh mio Dio, no, mamma mia, può finire male. Qua, forse no. Oh, ho scoperto una nuova tecnica per applicare la cipria per fare il baking. Ho sempre usato il pennello, ma forse sbagliavo. Certo che la mia pelle non si vede neanche, cioè non si intravede nemmeno. Altra cipria, giustamente. A questo punto lei usa una cipria color carne. Anche qui non dice che cipria utilizza, però ho visto che è una cipria color carne, quindi vado ad usare questa di Urban Decay, è il Velvetizer. Amo questa cipria perché è finissima, e, però è appunto color carne, non è propriamente trasparente, quindi metto un po' nel tappino, anzi parecchia nel tappino, visto che lei, abbiamo capito che non risparmia sui prodotti e sulle quantità, e va a stendere la cipria. Mamma mia, va a stendere la cipria su tutto il viso. Vi giuro che mi sento una maschera di cera in questo momento, non ho mai mai fatto una base così pesante nella mia vita, però secondo me alla fine non viene poi così male. Credo che sia ancora troppo chiara per me, boh, poi magari mi sbaglio, ma... Primer occhi, ce l'avevo, ah sì, eccolo qua. Allora, lei utilizza un semplicissimo primer occhi, non dice neanche qui di che tipo di primer occhi si tratta, però è un primer occhi color carne, quindi io prendo il Make Up Forever Eye Prime, che appunto è un primer semplice, e vado ad applicare questo. A questo punto sto vedendo, aiuto, stoppati! Ok, a questo punto sto notando che lei da una ripresa all'altra non aveva sopracciglia, la ripresa dopo aveva le sopracciglia perfette disegnate. Non ha spiegato che tipo di prodotto andavo ad utilizzare, quindi uso il prodotto che uso io di solito, che è il Cabrow di Benefit. Come sapete ho sempre utilizzato la tonalità numero 2, ultimamente mi piace farle un pochino più scure, quindi vado ad utilizzare la tonalità numero 3. Lei, per quanto riguarda le sopracciglia, no, lei sinceramente è imbattibile in tutto, però anche per quanto riguarda le sopracciglia è estremamente perfetta, cioè non sbaglia di mezzo millimetro, e io invece non riesco a farle così perfette come le fa lei, ahimè, quindi cercheremo di fare del nostro meglio, ma sono cosciente del fatto che non vengono perfette come le sue, ecco. Con il fatto che sono così bianca oggi, credo che le sopracciglia risultino effettivamente troppo scure su di me, ma sorvoliamo questa cosa.
Poi lei utilizza un ombretto color carne e lo stende sopra la base. Io vado a prendere questa, è la prima volta che la uso e la proviamo in diretta insieme per la prima volta. È la White Peach. Questa non è quella che ho usato nell'ultimo tutorial, questa è quella che ha sia colori opachi che super super shimmer. E vado ad usare ovviamente Peach Cream. Lei stende un ombretto color carne opaco e noi faremo esattamente la stessa cosa e lo stendiamo sopra tutta la base. Anche qua ovviamente non andiamo leggeri. E lei usa un color pesca marroncino chiaro, sempre opaco, e io andrò ad utilizzare Peach Sorbet, che è molto simile a quello che utilizza lei. Forse prenderò anche una puntina del Peach Suede qua sopra, quindi mescoliamo questi due colori. Credo in realtà di esserci andata giù un pochino troppo pesante con questo colore, quindi vado a sfumarlo, anche se lei non lo fa, ma ho esagerato un pochino secondo me. Poi lei va ad applicare un prodotto in crema illuminante. Io non ho lo stesso identico prodotto che usa lei, però ne ho uno molto simile, che è questo ombretto in crema di Kiko, ed è un Cream Crush colore 01, che è tipo un champagne perlato. Allora lei prima lo applica con il dito solo al centro della palpebra e poi continua l'applicazione con il pennello. Anche qui io non sono, oddio non si vede niente, anche qua non sono precisa come lei, quindi io cerco di fare una cosa decente, ma non so se ci riesco proprio uguale pari pari. Completiamo il tutto con il pennello, anche se in realtà ne ho già stesi 10 kg. Poi lei sopra stende un pigmento MAC ed è un rosa illuminante, e io ne ho uno molto simile. Questo però è di Raving Beauty Cosmetics, anche questo è un pigmento in polvere proprio come quello che utilizza lei, e io dovete sapere, cerco di farvelo vedere, io dovete sapere che detesto i pigmenti in polvere, li ho sempre pressati, cioè li ho messi nelle cialde e li ho fatti diventare ombretti semplici, perché i pigmenti in polvere libera svolazzano e sporcano tutto e te li ritrovi ovunque, anche nei posti in cui pensavi che non potessero arrivare. Non sto scherzando, però è davvero davvero fastidioso averci a che fare. Io continuo a vedere le mie occhiaie bianche e non credo che ne uscirà una cosa decente. Comunque lei va ad applicare questo prodotto sopra al pigmento e noi faremo la stessa identica cosa. E poi lei va a, siccome lei ha gli occhi molto piccoli ma le piace sempre ingrandirli, va a disegnare una seconda waterline con una matita molto chiara sotto alla sua waterline. Se lo faccio io sembra che abbia gli occhi tipo da manga, quindi eviterò anche per il vostro bene. E poi sulle ciglia inferiori va a stendere il colore che ha steso anche prima nella piega, quindi prendiamo sempre gli stessi aranci marroncini. A questo punto va a stendere l'illuminante e io non ho quello che utilizza lei della Morphe e vado ad usare invece il Born to Glow, uno dei colori della palette Born to Glow di NYX. Vado a stendere questo illuminante, come fa lei, soltanto sull'angolo interno. Allora, poi lei va ad applicare le ciglia finte. Io, credeteci o no, visto che ho avuto l'extension per così tanti anni, praticamente non ho ciglia finte. Ne ho alcune che sono mezze ciglia, poi ho i ciuffetti, ma non ho ciglia finte. Quindi vado ad utilizzare il mascara, semplicissimo. Oggi è la prima volta che mi vedete utilizzare il Bad Girl Bang di Benefit, quindi faremo anche una prova in diretta. E lei lo stende sia sopra che sotto, anzi lei mette le ciglia finte sia sopra che sotto, quindi io invece vado a piegare le mie ciglia. Vi devo dire che la differenza tra questo mascara e tutti gli altri mascara è che questo ovviamente, vabbè, è molto molto allungante, però mascara allunganti ne ho provati tanti
Il fatto è che questo non mi fa pesare le ciglia, cioè a fine giornata le mie ciglia non pesano, perché di solito con tutti gli altri mascara, anche con il Better Than Sex mi succede, e io poi vado sempre pesante con il mascara, lo sapete che abbondo tanto, mi cadono un po' le ciglia. Invece con il Bad Girl Bang stanno su, cioè la differenza tra una parte e l'altra la vedete che è abissale. Guardate come mi allunga anche le ciglia inferiori, è davvero spettacolare questo mascara. Poi contouring, lei usa una palette che io non ho e va a mischiare due colori, uno è un pochino più caldo, uno un pochino più freddo, quindi io farò la stessa cosa con la mia Naked Skin Shapeshifter di Urban Decay e vado a mischiare questi due colori che sono appunto uno un po' più caldo, uno un po' più freddo. Ancora non sono convinta del risultato di questo trucco, però devo dire che man mano che procedo con gli step mi sembra più decente. Spero sia lo stesso anche per voi in videocamera. Comunque anche qui lei va abbastanza pesante come contouring e lo stende anche piuttosto alto rispetto a quello che faccio io di solito. Ok, poi arriviamo al momento che mi spaventava di più, nel senso che non ho mai fatto questa cosa. Allora, lei ha preso una polvere, lei prende una polvere trasparente, cioè sembra bianca ma in realtà sono quelle traslucide. Io cercherò di usare questa che è di Urban Decay ed è la Deathlick Mattifying Powder, polvere opacizzante Deathlick, c'è questa spugnetta, ma lei usa una spugnetta triangolare, io purtroppo ho ribaltato la casa, non ho spugnette triangolari. Per l'occasione però mi sono preparata e mi sono documentata, ho tagliato una spugnetta che avevo di Deborah Milano e l'ho tagliata in modo che sia dritta, perfetta, perché lei fa questa cosa che non ho ben capito che cosa sia, specie di baking qua, e vado a fare la stessa identica cosa sperando che si veda così come si vede a lei. Oh my goodness, lei dice che così pulisce il tutto e dà un aspetto più rialzato allo zigomo, probabilmente sì, ma anche qui dovrò sfumarlo per un secolo. Credo di esserci, poi non capisco lei se lo sfuma dopo o lo lascia un po' là e prima applica il rossetto, non mi ricordo. No, lascia là e poi applica il blush. Ok, va bene, ok, faccio la stessa cosa, Nikki, se lo dici tu. E prendo, lei usa un blush che io non ho, però ne ho uno che è praticamente dello stesso colore ed è questo di Wycon, si chiama Essential Elements ed è il colore numero 02. Vi devo dire che il trucco occhi mi piace molto e beh, lei comunque è bravissima e ha sempre delle idee fantastiche per quanto riguarda il make up, quindi questo non si può davvero negare, ma credo di aver applicato talmente tanto trucco che io ci metterò il triplo del tempo a toglierlo stasera. Ok, lei continua, lascia questa roba su e applica l'illuminante, mi sono preparata e vado ad utilizzare l'illuminante dalla mia palette, sempre dalla Shapeshifter, di cui io mi sono già dimenticata il nome in 3 minuti, rendiamoci conto, vado ad usare questo, scusate che ogni tanto vi abbaglio, vado ad usare questo colore in polvere, uno champagnino. Beh, lei è super famosa per come applica l'illuminante, perché non si contiene, cioè va giù pesante, lei adora l'effetto illuminante, lei però ha una pelle secca, la mia purtroppo è grassa, quindi io di solito evito proprio questo step perché tanto ho l'illuminante naturale, nel senso la lucidità della pelle grassa è il mio illuminante naturale, però se lei lo fa noi faremo la stessa identica cosa. Poi lei lo applica sempre anche sul naso. Perché non si vede? Perché quando lo applica lei si vede a 10 km, sembra un semaforo, ma non si vede niente. Comunque lei lo stende sia, sì, si vede, ok, si vede, lo stende sia lungo il naso così che sulla punta del naso, oddio, Rudolph la renna, ok, e poi lo stende anche sopra al labbro superiore sull'arco di Cupido. Poi lei è bravissima ad applicare l'illuminante. E credo di aver esagerato anche qua. Comunque penso che poi arrivi al punto di andare a sfumare
questa oscenità bianca. Ti prego, dimmi di sì. Ok, sì. Lei la sfuma con un pennello. Credo che usi il pennello che ho usato prima per la cipher, se non sbaglio. Quindi lo toglie così con movimenti circolari. Facciamo la stessa cosa anche noi. Beh, per andarsene se ne va. Ed effettivamente, cioè, effettivamente è uscito anche bene. Io non mi rendevo, cioè, io non mi aspettavo, ve lo giuro, non mi aspettavo che mi uscisse bene. Ok, adesso tutti mi direte che è osceno, però secondo me non è così male. Non sono abituata a vedermi con questo punto luce sul naso così forte, però devo dire che non sembra così male come pensavo, almeno. Ok, adesso arriviamo al tanto atteso momento che mi spaventava di più. Lei utilizza un rossetto di un brand che non conoscevo, si chiama Ofra, ed è un viola semi opaco. Io ho trovato un colore che è quasi uguale, credo che il suo sia leggermente metallizzato, questo invece è un suede, quindi è un satinato, ma è un colore stupendo che io però non so come mi sta, non l'ho mai utilizzato, anche se è bellissimo ed è appunto della NYX Professional Makeup, un liquid suede colore Subversive Socialite. Non applico mai praticamente rossetti così scuri, quindi non so se sono in grado di stenderlo perfetto come fa lei, ci provo. Ok, dopo le labbra, che spero siano decenti a questo punto, spero di non aver rossetto sulle labbra, cioè sui denti, effettivamente c'è. Utilizza un ombretto un pochino più scuro adesso nell'angolo esterno perché vuole rendere il make up un pelino più scuro, quindi vado a prendere, e non fa vedere esattamente che prodotto, che ombretto utilizza, quindi io vado a prendere dalla mia palette, vado a prendere On The Grill, che è un viola molto scuro, forse un grigio molto scuro, e vado a stenderlo proprio leggero, leggero, solo sull'angolo esterno. Ok, questo è il risultato finale. Adesso ditemi se vi sembra abbastanza simile oppure no. Secondo me, vi dico che non è poi così male, non so adesso. Cioè, no, vi giuro che non è affatto male. Io ho messo, cioè, almeno due volte il fondotinta che uso di solito. Almeno ho raddoppiato tutte le quantità dei prodotti che ho utilizzato, praticamente a parte il rossetto. Però vi devo dire che non mi dispiace affatto. Certo, è un trucco piuttosto impegnativo e non lo userei per tutti i giorni. Lei è molto più make-up girl di me, evidentemente. Io preferisco una cosa un pochino più naturale e portabile. Però cavolo, mi piace tantissimo. Quindi spero che vi sia piaciuto questo video. Io ho scoperto un nuovo makeup look che non conoscevo. Spero di essere stata in grado di seguire il suo tutorial, non alla lettera ma quasi, dai, diciamo così. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se volete che io cerchi di ricreare altri make-up di altri make-up artist youtuber famosi. Scrivetemelo nei commenti e lo farò. Io vi mando un bacio gigantesco e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, domani con un nuovo video. Ciao.